Oggi, amici miei, parliamo della riscossa dello champagne rosé. E sì, perché dopo aver vissuto un periodo di declino, perché un po' fra gli uomini soprattutto non era visto bene chi beveva lo champagne rosé, quasi come se non fosse abbastanza mascolino chi aveva una bolla di colore rosata nel bicchiere piuttosto che il classico champagne, ma invece negli ultimi anni è cambiato tutto, sono molto di moda e poi sono buonissimi. Proprio perché normalmente gli champagne rosé sono composti nella maniera più classica con l'aggiunta di vino rosso, risultano più morbidi, con meno asperità rispetto agli champagne normali. E poi normalmente negli champagne rosé c'è una percentuale di pinot nero superiore rispetto agli altri champagne e questo rende il tutto più sensuale, più saudente, più rotondo. E quindi, amici miei, lo champagne rosé è diventato nelle tavole di tutti noi un compagno di giochi straordinario, che sia che sia uno champagne semplice, sia che sia, come in questi casi, uno champagne che fa tutta la differenza del mondo. E per parlarvi di quanto sia buono lo champagne rosé, lo facciamo con questo champagne di André Beaufort, rosé Grand Cru, perché lui ha vigne 100% Pinot Noir nel comune di Ambonnet. Eccolo qua, il rosé di André Beaufort, che è uno dei rosé più particolari che ci sono. Oggi in realtà il video vuole parlare della grandezza e del fascino dello champagne rosé. Certo, questo è uno champagne un po' particolare perché è un produttore che lavora totalmente in biodinamica. Le bottiglie non sono sempre uguali l'una dall'altra. A volte c'è la bottiglia magica, come in questo caso, a volte c'è la bottiglia, diciamo così, più normale. Ma in generale André Beaufort ha fatto la differenza nella vinificazione naturale con i suoi 6,5 ettari. Lui ha vigne anche a Polissy, ma ad Ambonnet, naturalmente, sul Pinot Nero è un maestro totale. Questo, amici miei, è un rosé de Seigné, significa che il colore rosato che viene dato nel bicchiere è dato unicamente dalla pressatura della buccia, che quindi rilascia questo colore. Il sistema invece più tradizionale, più classico per lo champagne, è quello del cosiddetto rosé d'assemblaggio, dove viene messo una parte di vino rosso. Fra le tanti vantaggi dello champagne rosé c'è anche quello dell'abbinamento coi cibi, perché risulta normalmente molto più duttile rispetto a uno champagne normale. È possibile abbinarlo con il pesce d'aperitivo e spesse volte, quando c'è una quantità di pinot nero elevato, come in questo caso all'interno, ci stanno anche le carni bianche. Andiamo a vedere che cos'è questo champagne rosé Grand Cru di André Beaufort, 72 mesi sui lieviti, e un vino che poi, come vedremo, assomiglia più a un rosso che a una bolla vera e propria. Guardate il colore, che vi dice come André Beaufort abbia lavorato per avere un vino di grande struttura, di grande importanza. Il naso è il naso suo, classico, dove c'è una nota particolare di polvere da sparo che lo ritrovi in alcuni altri champagne, come ad esempio in quello di Selosse. Anche il rosé di Selosse ha questa nota, qua in quello di Beaufort è molto evidente. Poi tanti piccoli frutti rossi, dal ribes, ha una leggera nota anche di mora, poi una parte floreale interessantissima. Al fondo addirittura una parte speziata, e qua viene fuori decisamente il vitigno a 360 gradi dal punto di vista olfattivo. È uno champagne, scusate, che assomiglia davvero un po' a un vino rosso, nel senso che ha una nota vinosa in bocca importantissima. Una struttura, una profondità di un vino rosso con le bollicine. È un vino da grandi accostamenti che può reggere tanto sul cibo. C'è una bella corrispondenza anche fra naso e bocca e una bella lunghezza. E lasciamo perdere tutta la parte legata alle durezze dello champagne, perché qua siamo ad Ambonnet, c'è tanto gesso e la mineralità si sente totalmente. È un grandissimo champagne, ma in generale approfondite tutti gli champagne rosé, perché ci sono tante cose buone. Vedete una piccola selezione nel nostro catalogo di grandi bottiglie di ottimi produttori, da chi mette un 10% solo di Pinot Noir, da chi invece, come in questo caso, fa un Blanc de Noir a tutti gli effetti. Ma ricordatevi sempre che uno champagne rosé, secondo me, va bevuto su un bicchiere dall'ampia apertura, perché la parte olfattiva, quando c'è il pinot nero, è importantissima. E allora, naso dentro, bocca pronta,
E voilà, alla prossima! Ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche per essere avvisati con la campanellina.